Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Huawei Ascend G6 4G. Eh sì, la versione LTE di uno smartphone davvero molto apprezzato. Andiamo a vedere cosa contiene la confezione e le caratteristiche tecniche. Andiamo dunque ad aprirla questa confezione davvero molto elegante con queste scritte su fondo bianco. Io ringrazio prima di tutto il Vodafone Store Corsa Italia Nausica SRL di Via Ratti a Savona per averci procurato questo Huawei Ascend G6. Andiamo ad aprire la confezione tirando questa apposita linguetta molto elegante. Anch'essa abbiamo anche una banda che ci dice come aprire la confezione, quindi la andiamo a seguire alla lettera. Rimuoviamo lo smartphone che andremo a riprendere dopo. Andiamo a vedere cosa contiene la confezione. Qui in questa parte grande solo la manualistica rapida che non vi sto a far vedere, è abbastanza corposo il libricino. Qui il caricabatterie da parete con plug micro USB, con plug USB condiviso da 1 A, e le cuffie auricolari non in-ear ma di qualità abbastanza buona, con il tastino per rispondere alle chiamate. Qui invece nel cassettino in basso abbiamo il classico cavo dati USB micro USB. E quindi andiamo a rimuovere da sotto la telecamera la confezione, riprendiamo lo smartphone in mano. Vi parlo un po' di dimensioni: sono 131.2 x 65.3 x 8.5 mm di spessore per un peso di soli 115 grammi, davvero molto molto leggero. Vediamo com'è fatto. Qui la capsula auricolare sotto i tre tasti indietro home e menu, qua in questo forellino c'è il microfono principale, un po' di sensori, la camera frontale da ben 5 megapixel, lato sinistro pulito se non per il jack da 3,5 per le cuffie posizionate qua in basso, lato destro col bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco, lato superiore che vede l'ingresso micro USB, lato inferiore curvo che vede solo l'incavo per andare ad infilare l'unghia per rimuovere la cover posteriore. Cover posteriore che trova incastonati la camera principale da 8 megapixel con flash LED e autofocus, sensore BSI, e il secondo microfono per la soppressione dei frucci, e qua la griglia per i suoni di sistema. Andiamo dunque a rimuovere, come detto, la cover posteriore, davvero molto sottile, si flette molto e fa fine impressione quando la andiamo a rimuovere, sembra che si debba rompere da un momento all'altro, speriamo che non sia così. Quindi costruzione davvero molto buona. Qui la batteria integrata da 2000 mAh con sopra il chip per l'NFC di cui questo smartphone è dotato. Qua lo slot di espansione della micro tramite micro SD, qua lo slot per la micro SIM. E nient'altro sotto la cover che andiamo a richiudere. Io vi dico che intanto il display è un'unità da 4.5 pollici con risoluione 540x960 pixel. Andiamo ad accendere dunque questo smartphone per far vedere il display. E quello che muove il tutto è un processore Snapdragon 400 quad core 1.2 GHz però Cortex A7 con GPU Adreno 305 e 1 GB di RAM. 8 sono i giga di memoria integrata, mentre la parte radio vede 4 bande GSM, 2 bande UMTS, l'LTE in questa versione 150 megabit per secondo, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0, GPS, accelerometro, bussola, sensore di luminosità e prossimità e, come già detto, l'NFC. Quindi queste le caratteristiche principali di Huawei Ascend G6 versione 4G. Io adesso concludo, vi do appuntamento tra qualche giorno per la recensione completa. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.